Bella a tutti ragazzi, siamo su un nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua nella 32esima puntata. Ok, siamo qua dove ci eravamo lasciati ieri. Io direi subito di partire. Questa qua ragazzi è la sesta puntata che sto registrando per oggi. Sono le mezzanotte meno un quarto. Ho iniziato alle 10 stasera. Però preferisco. Ah, dai, la precedenza, beh, ci mancherebbe ancora. Ho iniziato oggi alle 10, ma meno così registro tutti gli episodi per questa settimana, per questa smanna. Ieri abbiamo parlato un po' di trattori. Oggi di che cosa possiamo parlare? Oh, sto camion ne ha già di chilometri, è 4500. Percorsi tutti dal sottoscritto. Scusate se c'è qualche volta qualche spicchio di vento, ma su me che c'è la ventola, c'è il ventilatore che mi sputa un po' d'aria addosso. Viene a fare anche un rottino, perché se parli digerisci anche più velocemente. Dovevo scrivere una teoria. Parlate ragazze, meno così di sera digerite, o dopo pasto, meno così digerite più velocemente. 5 episodi di registrazione, il computer non cioè, potrei registrarne altri 20 e meno così non mi lagga. Cioè, i due episodi all'inizio perché il computer è freddo, poi non mi lagga più. Allora, adesso che lo so, oltre che io registro poco, devo dire la verità, io non mi cioè, devi anche trovare argomenti su cui parlare per registrare. Non te li puoi inventare così. A me viene la lampadina quando sono in mezzo al viaggio, però non ti vengono così nulla. Di cosa puoi parlare, cioè. Devi aver sedere. La megan della pula. Cioè, devi aver proprio sedere. Ad esempio ieri perché ho parlato di quello perché mi veniva in mente di cosa, però adesso già mi trovo in difficoltà di che cosa vi posso parlare. Allora, aspettate, ci devo pensare 2 secondi, possiamo parlare di. Ah, vi è venuto in mente, dai. Allora, oggi vi parlo delle autostrade italiane che fanno proprio schifo. Proprio, proprio, proprio schifo. È venuta adesso la lampadina. Posso sembrare Pierangela. Oggi vi parlo dell'uomo erectus che si è sviluppato. Oggi vi parlo, vabbè, delle autostrade italiane che sono uno schifo. Sono uno schifo. Allora, è caduto il ponte di Genova. Mi dispiace tantissimo. Ma non è colpa di noi italiani. Soprattutto è colpa di Benetton. Adesso non vorrei aprire discussioni, per carità. È caduto sto benedetto ponte. È caduto a. Aspettate per un attimo. È caduto agosto dell'anno scorso. È passato un anno e non hanno fatto un tubo secco, un fico secco. E noi ci chiediamo, l'Italia funziona così? Sì, che funziona così. L'Italia è un paese che fa schifo. Io sono patriottico, sono nazionalista, cioè, vabbè, quasi su tutto sono nazionalista, però non puoi far così, l'Italia cioè, sta cadendo a pezzi. Oltre che ci sono sempre più incidenti sulle autostrade italiane. Ad esempio ieri da me, ieri che è stato il giorno mercoledì 26, vicino al casello autostradale, quello vicino a Camia, casello a cui noi prendiamo per entrare dentro l'autostrada Carisio, che si trova sulla 4 Torino-Milano, si trova in mezzo, si può dire, tra Torino e Milano. Dove abito io è un punto in mezzo tra Torino e Milano. Infatti ci sono 100 km per arrivare a Torino e 100 km per arrivare a Milano. Ieri c'è stato un incidente
della Parmalat e l'altro dell'Arcese, della ditta Arcese. E tutti che insultavano, ho letto dei commenti strazianti, come per, ho letto un commento che mi sono venute le lacrime agli occhi, cioè. Tu non puoi insultare una persona perché fa sto lavoro. Ma che cosa ti. Tipo se. Ops, qua è meglio che non superavo perché tanto mi rimetto in prima. Cioè, ho letto dei commenti strazianti. Cioè, uno che insultava la mamma di uno perché fa questo lavoro, ma. E siamo finiti. Era meglio 50 anni fa, c'era molto più rispetto. Adesso non c'è più rispetto per nessuno. C'è più rispetto per nessuno. E allora, quando ho letto un commento, quando vanno in autostrada pensano di divertirsi, ma che facciano bene sto lavoro. Ma se c'è una persona che fa così, non bisogna far di un fascio, cioè tutta un'erba un fascio. Cioè, ho letto commenti strazianti, cioè, ma ho detto, ma sono io, dov'è che sono io? Meno male che sei nell'era 2.0. Bisogna. Leoni da tastiera questi qua sono. Infatti un mio amico intervenuto, uno che conosco personalmente, un camionista, è intervenuto e gli ha detto, ma cos'è che stai dicendo? A uno di Biella, dove, cioè uno di Biella, perché è uscito sulla tipo sulla provincia, una roba del genere, adesso non so, l'ho letto ieri su Google io e su Facebook. Cioè, ma dove siamo finiti? Ma per davvero, ma dove siamo finiti? Ma cioè, stiamo dando i numeri qua, eh. Ho capito che tanti usano il cellulare, ma vogliamo dire che solo i camionisti usano il cellulare? Andiamo a vedere sulla 4 Torino-Milano 840 € in multa, mamma mia. Andiamo a vedere sulla 4 Torino-Milano se sono più gli automobilisti che usano il cellulare i camionisti. Andiamo a vedere? Per me vincono gli automobilisti. Soprattutto quando sei in coda per un incidente o qualcosa, per il casello. Cioè, passano i caramba in corsia d'emergenza. Soprattutto a questo qua avviene, sto parlando degli avvenimenti che avvengono in tangenziale a Torino. Passa la Pula in corsia d'emergenza. Quasi tutti i giorni ne brincano 3 o 4 che gente che c'è la coda e vanno in emergenza, perché lo so, cioè è normale. Se si dovessero mettere in Borghese la Pula dentro una tangenziale o anche quella di Milano, Milano non so personalmente perché non l'ho mai vista, devo dire la verità, una volta forse l'ho vista, c'era coda, ma poche volte l'ho vista che c'era coda perché non la prendo quasi mai verso Milano, ci vado ben poche volte durante l'anno. Boh, l'autostrada la prenderò verso Milano, la prenderò 3 volte, 2 o 3 volte, e c'è verso Torino quasi tutti i mesi. E stavo dicendo, se si mettono in Borghese con una macchina, ma sappiamo quanti ne brincano che vanno col cellulare, ma diventerebbero ricchi in una giornata. Ritirerebbero un sacco di patenti, cioè ritirerebbero. Oltre, anche se non le ritirano, ci sono i 5, ti tolgono i 5 punti se non erro dalla patente per guida col cellulare. 5 punti mi sembra che ti tolgono. Comunque, fai la tua giornata, ma scherzi, ma sapete quanti ne tolgono via punti? Ma io sarei contentissimo, cioè. Mio amico, l'hanno fermato la stradale a Torino Milano e lui stava usando, si vede il telefono, gli hanno tolto 5 punti dalla patente più una multa, ma ci può stare, hanno fatto bene, anche lui lo dice, io stavo usando il cellulare mentre guidavo, hanno fatto bene a togliermeli, comunque ho commesso un errore, ero con il TIR, lui trasporta acqua e birra, trasporta alimentari comunque, e all'autotreno, non guida il bilico come dall'autotreno. Poi ha detto personale, cioè, hanno fatto bene a togliermeli.
perché ho fatto un errore, quindi giusto che me l'hanno tolti i punti. Poi gli hanno fatto una multa tra 400 euro, adesso non mi ricordo. Comunque al mezzo, cioè, anche se ti tolgono 4, cioè 5 punti, ragazzi miei, ti vincano 4 volte e ti tolgono via la patente. Per me farebbero solo bene, cioè, si mettono lì. Oltre che la stradale, vedo che sulle autostrade la stradale è ancora buona, perché la stradale, cioè, forse è l'unica, l'unico corpo dello Stato che ammiro tanto la stradale. Ammiro proprio tanto la stradale. Perché comunque anche, ad esempio, un camionista non riesce a trovare il parcheggio, fa quei 5 minuti di ritardo sul disco. Fa niente, perché loro lo capiscono. Se già becchi la municipale, che loro sono più abituati a stare in città, o i caramba, ti fanno giù delle storie, oppure ti fanno partire come se avessi fatto 3 volte le 10 ore di guida durante la settimana. C'è un mio amico che ha fatto 9 ore e 5 minuti scrivendo che, ops, aspettate che guardo se il microfono mi è andato via o non, penso proprio. Scrivendo che il sottoscritto aveva fatto 9 ore e 5 minuti perché era impossibilitato a trovare un'area di servizio sicura. Questo qua è in autostrada. Oh, l'hanno fermato poi dopo, non mi ricordo, dopo 5-6 giorni, vicino a casa mia, l'hanno fermato alle 3 di notte e hanno controllato il disco di tutto il mese. Ha detto che c'erano due poliziotti, tra cui una femmina, questa qua la municipale, e volevano fargli partire 3 giorni da 10 ore di guida invece che 2 giorni. Lui l'aveva scritto dietro lo scontrino che era impossibilitato la guida, quindi non avrebbe fatto le 10 ore di pausa. Volevano fargli la multa, volevano, sai, c'era la decurtazione dei 2 punti della patente sul disco. Ecco, volevano fargli quello. Lui ha detto, ma per 5 minuti, tra cui l'ho scritto anche dietro nello scontrino. E loro hanno lasciato correre. Ma gli volevo togliere dei punti, 2 punti. E loro sono dei mangiapunti, eh. Cioè, togliere via dei punti per dei motivi seri va bene, ma toglierli via così a random, non, cioè, a me non sta bene. Ma sono 13 minuti, non mi posso già fermare qua. Non so dove mi posso fermare. Qua ci fermiamo. Boh. Dopo vi faccio vedere se ci fermiamo qua, dai. Così registro l'ultimo episodio. Credetemi, non ce la faccio più stasera. È già mezzanotte. Mezzanotte meno 5. Ci fermiamo qua e poi vi faccio. Ah, ma però c'è un autogrill anche di là. No, però noi ci fermiamo in questo. Dobbiamo fare anche la pausa. Sì, ci fermiamo in questo. Quanti minuti siamo? 14 minuti. A trovare un parcheggino tattico. Se ci possiamo fermare. Petrol. Devo fare gasolio? No? E ci fermiamo qua. Azienda, almeno così poi allunghiamo un po' il video. Allora, Belgio, siamo intanto in Belgio. Ci manca questo trattino. Quanti chilometri sono ancora? Faremo tutti domani, sì. 300 km li facciamo domani. Abilità, siamo a livello 7 con il debito di 500.000 euro. E io i debiti li pago. E li pago i debiti io. Perché come vedete 82.000 euro e qua 370.000 devo riborsarne. Ne ho riborsati solo 50.000.
Io quanti soldi ho? 25.000. E la mia mini azienda che ho a Torino, gestione camion, ho Scania S Normal Rof, questo qua di Robo, e questo qua di Stefani, una femmina, ho assunto, e poi ci sono, c'è il sottoscritto. E boh, ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!